se questo video supererà 50.000 mi piace, vi prometto che acquisterò tutte le maglie di Mister Spettacolo in qualsiasi squadra andrà a giocare nella modalità carriera. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Siamo tornati con la modalità carriera giocatore di Mister Spettacolo, la storia mai raccontata. Vi ringrazio per tutto il supporto che avete lasciato alla primissima puntata, è stato incredibile. Ma c'è una sfida: 50.000 mi piace e vado a comprare tutte le maglie di Mister Spettacolo. Qualsiasi squadra andrà, anche la più putrida. Proprio in questa puntata andremo subito a svelare qual è la prossima destinazione, anche se abbiamo iniziato con la Lazio, squadra del cuore del mister, anche se in questo momento saremmo anche titolari, squadra che ha delle ambizioni molto importanti e noi siamo dei giovani, giovani che si devono costruire, giovani con l'obiettivo di diventare i giocatori più forti del mondo e perché no, i più forti di sempre. Ho letto tutti i vostri commenti, ho letto tutto e avevamo un po' di squadre tra cui scegliere. C'era l'avventura esotica, più di una, cioè si sa perché, tutte quelle offerte dall'Arabia Saudita, quell'avventura così arabeggiante. Avevamo qualcosa dalla Serie B spagnola, ma credo che l'offerta giusta per il futuro di Mister Spettacolo sia quella della Spalla, che sì, è ultima in Serie B, però è quella forse un po' più verosimile. Ma tranquilli, ci sarà tempo per andare all'estero e fare altre esperienze. Ho tantissime idee, sarà una carriera itinerante, non ci fermeremo solo in Serie A, andremo un po' in giro, non vi preoccupate. Quindi io accetterei l'offerta della Spalla, anche se potessi tornare indietro forse il Cluj era la migliore. Andiamo a Spal, a Ferrara, e andiamo a costruire la nostra legacy. Mister Spettacolo mette la firma e adesso ci ritroveremo nella squadra insieme a Nainggolan, il nostro capitano, Dickman, il signor cazzo. Eccolo, Raja Nainggolan, che ci offre subito uno sciottino di tequila e noi facciamo no, no. Questo gli erode il culo. Ecco Dickman, il nostro capitano. Mister Spettacolo già sta col fiatone. So io nella realtà. E andiamo ragazzi, dai, che si inizia questa bella avventura. Sono sicuro che ci porterà bene. Spettacolo numero 15. È questa la prima tappa della nostra avventura, che vi ripeto ci porterà anche lontano dall'Italia e soprattutto sarà un po' diversa rispetto a quella di Serra. Soprattutto adesso all'inizio andiamo un po' veloci. Una cosa, qualcuno mi ha detto: Mike, alza la difficoltà. Mike, mi sembra troppo facile. Manco io mi aspettavo di fare tutti quei gol con la Lazio. Però stavamo alla Lazio. Anche Serra, se vi ricordate, segnava un casino quando stava nelle squadre forti. Questo però è FIFA, perché noi con un paio di allenamenti e un paio di partite siamo già a 72. Ma 72 su FIFA è un valore alto. Guardate il mio giocatore, ha 76 velocità, 73 tiro e anche il dribbling. Quindi sono belle statistiche. Alla fine non può essere verosimile per quanto noi ci possiamo sforzare. Divertiamoci e basta. Certo, poi se faccio 200 gol magari possiamo pure andare a intervenire su modificatori, però per il momento non è così. Dobbiamo andare a salutare i nostri ex compagni. Invidia una festa a un tuo ex compagno alla squadra Lazio. Allora, chi potrei invitare, ragazzi? Potrei invitare il mio amico Sergei. Potrei invitare il mio amico Ciro Immobile. Si fa festa con Patrick Gavaron. Andiamo a fare festa. Patrick, ti devo dire, il posto è carino, sì. Non è certo la discoteca mia, però... Ah, tutto bene? È il tuo modo di ballare. Ah, mazza, oh, balli peggio di come giochi. No, no, ho detto è molto bello come ti muovi. Oh, guarda, mi dispiace tantissimo che devo andare via, che domani parto per la squadra nuova. Bellissima serata. No, ti do una trampata. Bellissima serata. Ciao Patrick, ci vediamo. Ci rivediamo, si spera, ciao. Quindi è solo così. Ma che squadra è la Spal? Perché è ultima in Serie B? Andiamola a scoprire partendo dai migliori. Il migliore ovviamente è Raja Nainggolan, 34 anni. Penso raga che ancora in Serie B possa di la sua, eh. Come degli attributi. Vabbè dai ragazzi, ci sta. Il buon Raja, giocatore sontuoso. Comunque ci abbiamo le spalle coperte. Poi l'altro è Lorenzo Dickman. Ok, il nostro capitano, terzino destro. E poi c'è Mister Spettacolo, 72. Ah, poi ci sarebbe addirittura Alessandro Murgia. Pensavo ragazzi fosse completamente sparito. Che gli è successo? Ma si è rotto una gamba. 42 di velocità. Murgia, sì, non eri velocissimo, ma 42 di velocità. Gli hanno messo la palla al piede. Potrebbe essere un nostro partner d'attacco, la Mantia. Pure lui, ragazzi, un altro Velociraptor. No, oh, Salvatore Esposito è in prestito. Miccariello, guarda qua, va. Vabbè, poi ragazzi, sono tutti scandalosi. Fazidis. Ma questo, ragazzi, l'hanno evocato con la tavola Ouija. Ouija, come si chiama? L'hanno ripristinato. Giuseppe Rossi, che cacchio di squadra. Poi pelato, che gli è successo, Giuseppe? Giuseppe, che è successo? Alfonso, non fa lo stronzo.
Gabriel Brazzao. No, Franco Zuculini. Ma è quello che giocava al Genoa. Paradossalmente, guardate quanti attaccanti ci abbiamo. Mazza, Spal, 25 attaccanti. Ok, ok, aspetta, datemi il tempo di salire sulla sedia. Ma allora, intanto grazie a tutti per l'accoglienza, sono veramente contento di essere qui, speriamo che sarà una stagione a belle solite cose. Vi voglio dedicare questa canzone, che è una delle canzoni italiane più famose al mondo, e beh, insomma, è l'inno dell'Italia all'estero, o in tutto il mondo, vabbè? 1, 2, 3. Jumpy Tech, ai limiti dell'evoluto, quando chiede aiuto tutti insieme a te, chissà perché viene sopra il tubo pure te, ce la tagliamo insieme, sai com'è, se sgaramo i video ce ne stanno tutto l'anno. Abbiamo un'attività: leggi il libro di una leggenda del club, scopri di più sulla vita di una leggenda del club Spal. Lo faccio ovviamente, e visto che ho cambiato casa, ho un po' di soldini, acquisto un materasso 10.000 euro di materasso. Appena mi siedo devo dormire. Ci può servire, ragazzi. Poi soprattutto fa punti individualista, quindi me lo prendo, dai. Olè! Non c'è niente da fare se non allenarsi. Quindi livello 8, 3 punti abilità. E soprattutto già siamo titolari. Ah, la prima partita in Coppa contro il Parma. Oh no, ragazzi, io il Parma lo soffro tantissimo. Poi subito Cagliari. Nel mentre ho guadagnato un po' di soldini. Oggi mi sento generoso. Mazza, 30 bombe. Vabbè, sì, però dono denaro agli animali, ragazzi. Mi sento veramente generoso. Voglio donare a... vabbè, mi sono capito da solo. Ci siamo! Siamo arrivati alla primissima partita. È Parma Spal di Coppa Italia. E che succede qua? Sto allenando? Sto a... ragazzi, pompare... Sì? Mister, che dici? Chi è? Attenzione! Stavolta ti è andata bene, eh? A chi? Stavolta ti è andata bene? In che senso? Non ha attaccato qualcosa, ragazzi? No, la mantia se ne va lamentandosi. È la prima del mister? Spettacolo titolare! Let's go! Let's go, Alfonso! Pronto lì a darmi il pugnetto. Questa è la nostra prima titolare. Spettacolo in attacco con Moncini, Nainggolan, Valzania e Maestro. Moncini non era un difensore centrale, raga. Quindi ho pacchinato la mantia. Ste magliette non si possono guardare, ragazzi. Guarda che magliette. Dai, ragazzi, let's go! Coppa Italia! Parma, Spal! Due squadre che hanno assaggiato la Serie A non troppo lontano da adesso. Ma questa è una partita importante perché esordisce Mister Spettacolo. Spettacolo, e lo fa in Coppa Italia, lo fa davanti a un pubblico, tifosi gremiti sugli spalti del Tardini, un po' ricreato alla Lasciami Stare. 8 e mezzo, un gol o un assist mi pare difficile, quindi ragazzi prenderei il possesso palla, ma insomma è difficile questo qui, eh. Mi hanno messo obiettivi molto difficili. Dall'altra parte c'è il Parma, che comunque è una grandissima squadra, c'è addirittura Gigi Buffon, che in un altro universo parallelo diventerà uomo proprio del mister, ma questa è un'altra storia. Eccolo qua il signor spettacolo, Mike, giovane ragazzo di Roma che è in prestito dalla Lazio. Si sta ritagliando titoli importanti. Oggi parte subito titolare. Occhio, okay, ragazzi, questi sono forti. C'hanno pure Ansaldi. Lo so che il Parma l'ho subito tantissimo. Però, raga, ripeto, ci sarà tempo per andarsene. Adesso questa prima stagione la vivremo molto velocemente. Allora, Alfonso non fa un stronzo in porta. Poi difesa 5 con Dickman, Celia, che non lo so. Nainggolan, Maestro, Valzania a supporto di Mister Spettacolo e Moncini. Lì davanti la mantia si accomoda in panchina. Eccolo qua, Nainggolan. Si va, ragazzi, si va. È la nostra prima. Vola, Mister Spettacolo, vola. Ovviamente, ragazzi, cioè sarebbe bello andare subito la ottiene. Bravi, bravi, bravi. Sarebbe bellissimo. Mister Spettacolo, aspetta, 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 aspetta. Era buona, era buona, era buona. Cioè, sarebbe bello continuare in Coppa Italia, perché... Oh, dammela. La faccia a giro. Bello! Appena fuori, vado in pizzico proprio. Debutto per la Spal, 18 anni, 1,84 m per 73 centimetri. Per 73 centimetri. De cazzo! Che merito, guarda che è un problema. Ah, raga, guarda che è un problema. È meglio che ce l'ho un pelino più piccolo, 73 centimetri, andò un fili. So problemi, eh. Eccolo, Nainggolan, che serve. Mister Spettacolo. Tra i due c'è già grossa intesa. Oh, oh, non ci... E Moncini c'ha... Mamma mia, raga, c'ha la velocità di mizia. Anche perché dobbiamo pure impararli a conoscere i nostri compagni, ragazzi. Oh, oh, esci, esci. Oh, Nainggolan. No, vai avanti, non indietro. Roberto Inglese. Oh, mamma mia, Alfonso. L'ha solo guardato. Bella, mister. Era un fallo, ma il mister non gli importa.
Questa gira, questa gira. Ma guarda Buffon, ma leva ste mani. Mister Spettacolo, mani in testa per lui. Qualcuno mi ha detto, ma non lo chiamare mister, perché solo dopo diventerà mister, ragazzi. Se uno è mister sempre. Giusto? Tira, tira, tira. Mancini! Ma che piedi quadrati. Non è che davvero il difensore centrale l'hanno messo davanti. Mamma mia, Dickman, proprio a cazzo di cane, ma c'è il mister! Grande giocata! Mamma mia, cost to cost! Fino in fondo! Ce l'ha sul piede debole! Fino in fondo! Che giocata! Poi purtroppo, il mancino non è il suo piede. Anche se ultimamente ha fatto pure dei colletti di sinistro. C'è un sacco di distanza tra il centrocampo e l'attacco per noi, eh. Mamma! Mamma mia, Alfonso! Bravo, Alfonso, come sei sdraiato! Alfonso ancora! Oh, mamma, Alfonso! La chiamano! L'ho lasciato! Ok, Alfonso! Sì, Alfonso! Sì, aspetta un altro po'. Ah, diciamo, ragazzi, che per gli obiettivi che mi hanno dato, è molto probabile che il mister sarà scontento, eh. Però mi poteva dire, che ne so, diventa Majin Buu, male in tutto. Però potremmo fare un gol e un assist. Dobbiamo puntare a quello. Eccolo qua, mister Spettacolo, parte. Subito con i suoi numeri d'alta scuola. Non è prettamente uno skilladore, però. Bravo Mancini. Mamma mia, Mancini c'ha lo stop a inseguire. Do di tecniche non pervenute. No, che ho fatto? Perché ho pigiato due volte. Oh, te la regalano. Mancini! Cioccolatino! Il cioccolatino da scartare così! Un Ferrero Rocher! Un Monchon, oui! Ma che t'ho messo, Moncini? Me devi una carriera, me devi, Moncini! Ma che follia ha fatto il Parma a centrocampo? Ma qua c'è tutta la classe, c'è tutta la voglia di spaccare la porta di Moncini, ma Mister Spettacolo fa tutto bene, fa tutto bene. Moncini dice, sì, non mi ricapiterà mai più. Se sta la mantia in panchina così, no? Devo essere io, guardalo come gode. Gabriele Moncini, un gol, una partita. Noi comunque un assist l'abbiamo fatto. Un po' da generoso. Per tutti quelli che dicono, no, sei troppo individualista. Ho fatto una giocata da giocatore sontuoso. Quelle giocate te le fanno Messi e Spettacolo, eh. Oh no. Oh, tutti dietro, bravo Celia. Non lo famo girare. Ma guarda quel buciaccio di culo. Oh, buona idea. Vabbè, wrestling. Si è fatto la 619. Chi esce? Chi entra soprattutto? Entra Murgia, famoso per il gol in Coppa Italia contro la Juventus all'ultimo secondo. Koulibaly, finito il campo, Koulibaly. Oh no. No, assolutamente no. Mai visto. E in porta c'è un certo Gigi Buffonzio, eh. Oddio, non arrenderti. Cazzo, sul mister Spettacolo, bello sudato. Ci ha provato con uno straccio fracico da fuori. Sono 5 tiri del mister, però, eh. Fuori gioco? No, non è fuori gioco. Più in fondo. La mantia! No, guarda che ha preso Buffon! Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Pensavo è fatta. Doppio assist. Percato. Ancora. Buffon. Fatela più under Q. Teniamola lì, ragazzi. Anzi no. Tira, raja, ma non ci pensa. Sì, ce la portiamo a casa, 0-1, con gol di Mancini, che sarà l'eroe della serata. Noi sappiamo che bisogna ringraziare questo ragazzo venuto da Roma. È qui per farsi le ossa e farsi anche altre cose, visto che non ha moglie o figli. Si ringrazia tutti, mister Spettacolo. Penso man of the match. FIFA al massimo, guardate un po'. Il mister non è stato contento e quindi adesso non sono più titolare. Dice, secondo me, ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita. Vediamo che dicono. Si è parlato spesso di Mike Spettacolo come di un giocatore dal futuro brillante. Nonostante questo, ci ha pensato Mike Spettacolo a mettere tutti a tacere, dimostrando una maturità e un'affidabilità fuori dal comune al debutto. Pochissimi tifosi avevano visto Mike Spettacolo all'opera prima di questa partita, ma a giudicare dalla sua prestazione lo vedranno sicuramente molto più spesso. Insomma, a parte il mister che mi ha fatto fuori. Guardaci qua, ragazzi. Vittoria nel derby, la partita più sentita dai tifosi. Pensa alla tua prestazione. Ah, era un derby! Elogia i compagni, parla con i giornalisti dell'atmosfera speciale che si respira all'interno del spogliatoio, oppure parla con i giornalisti e ti dia felice
dice che la squadra abbia fatto bene in una partita significa molto per i tifosi. Vai, sarò generoso. Non sapevo che fosse un derby, insomma. Paura e soldi mai avuti. Andiamo avanti, anche se non siamo più titolari, ma penso che possiamo, ci possiamo allenare. Vedete, ragazzi, vai velocissima. È tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie B. Guardate quanti tifosi festanti sono pronti per riempire lo stadio di Ferrara, che si è riempito di entusiasmo dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia, fondamentale per andare avanti e soprattutto per indicare la via, soprattutto adesso che la società ha voluto investire in un nuovo giocatore, che è questo qui, Mister Spettacolo, Mike Spettacolo, venuto direttamente dalla Lazio. Una roba un po' più semplice, finalmente. Futuro radioso per il 14 della SPAL, il ragazzo venuto da lontano, eccoci qua, ha l'obiettivo di diventare uno dei giocatori più forti e sicuramente più importanti del panorama calcistico mondiale. Ma tutto ha un inizio e questo è l'inizio del suo viaggio. Oggi, cioè, la prima partita è subito ostica per la SPAL, perché c'è una squadra che punta subito a risalire, che è il Cagliari, l'anno scorso in Serie A, purtroppo stagione sfortunata. La coreografia però dei tifosi della SPAL ci omaggia. Noi veniamo confermati in blocco, di nuovo Moncini lì davanti. Moncini è la punta di sponda, Mister Spettacolo è quello un po' più tecnico, ma non è manco vero. Altare Capradossi, Obert, Mokumbo, no, Mokumbo, Mancosu. C'è Luca Lapadula da Pavoletti, porca ciozza, ragazzi. Vabbè, si inizia, ragazzi, si inizia. Parte subito Mister Spettacolo verso Nainggolan. Credo che abbia fatto non poca festa dopo quella vittoria. Mister, 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 predicatore nel deserto, il mister. C'è nessuno a aiutarlo, quindi aspetta un attimo. Oh, bravo, Moncini. Oh, 1:53, Moncini, sette sciatutti, il monco. Ma guardate che azione, ragazzi, apre tutto Mister Spettacolo, che si trova fuori di posizione, non dà quel punto di riferimento alla difesa che si apre. Moncini sparacchia, non ci crede nessuno. Gabriele Moncini e Gianluca Lapadula e Pavoloso devono recuperare. Moncini, però la palla di stoppa, no, 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 la palla di stoppa. Questa è buona, eh? L'ho pennellata, Moncini. Che? Ah, fuori gioco, bestia. Bella, Maccariello. Moncini, adesso la tua devi fare. Moncini. Ah, Moncini, e dammi sta cazzo di palla. Dickman. Oh, gli buca la mano! Gli buca la mano! Che ci ricorda il pistolero. Ma come gli ho bucato la mano? Qua Dickman leccamuffo, straccio fragico. La stoppa il mister è da 14 metri col suo tiro potentissimo di sinistro. Guardate, la domestica è già 2-0. Fermi, raga, fermi tutti. Massimo Oddo, non ci crede manco lui. Il mister me vola pure mette fuori, oh. Stuba Lord. Guarda Moncini tutto solo. A me. A me. Ma quando... Vabbè, Moncini, ma passami sta palla. Moncini è mezzo egoista, eh. Aviatolo, 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 quello là. Bello la Padula, che giocatore vero. Sali, 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 sali. Bravissimo. Dietro. No. Ancora la ripresa, la ripresa. Corri. Guarda questi, raga, guarda con chi sto a giocare. Mamma mao, manchi i bot de Pro Club così, oh. Vabbè, però, ragazzi, da umile origini verso grandi avventure. Sic parvis magna. Moncini, stavolta è buona. Levate, Moncini. Dammela. Balanzasca! È 3-0, 27 minuti! La legge del mister! Questi si baciano in bocca perché non ci credono neanche loro! In realtà non gliela volevo passare mai. Volevo andare da solo, ma Moncini non è in grado di passarla quando gliela chiedo io. E a sto punto la visione del calcio di Mister Spettacolo è tale da mettere in porta Balzania. Sì, sì, Nainggolan, sì. Sì, Nainggolan, sì. Adesso si mette in proprio Mister Spettacolo. Si mette in proprio. Corre, corre il mister. Poi vede il signor Dickman. Tutto solo Dickman. Ci prova. Mamma mia, che caciotte. Si vede che non era proprio pronto. Non era proprio. Non mi è mai successo. Non mi è mai successo. Continua a dire Dickman. Niente, è mai successo di Barreca. Mazza, che schifo. Pavoloso. No, in porta c'è Afonso. Nainggolan, tutto di là. Oh, col sinistro il mister, non arrenderti. Mani nei capelli per il giovane Spettacolo, che sta dando spettacolo in campo e fuori. Cioè, ragazzi, ma sta spalla sta spalla gioca proprio, ragazzi, alla Mister Spettacolo. Cioè,
esterno, anzi rientra. No, che fa? Non sa più che fare. Da maestro Nainggolan! È solo contropiede, tutti dietro arroccati e poi contropiede. Oh, mamma mia, raga, come stiamo giocando? Hai visto la luce? No. Tira Moncini. Mamma mia, raga, è un bombardamento. 0-3. Io credo che potremmo pure skippare. Se rientriamo nei parametri, me la pure skipperei, ragazzi. Ottiene percentuale realizzativa. E vabbè, andiamo al risultato. 0-3, 9,8. Quindi migliore in campo. Ma no, perché ho skippato? Me ne ha dato una sola. Ma che cazzata. Ah, non lo faccio più. Però è il nostro primo trofeo, diciamo, no? Ci portiamo per la prima volta a casa un premio, che è quello del migliore in campo. Dunque, abbiamo la partita contro il Cittadella. Voglio capire insieme a voi come funziona i momenti clou. Cioè, muoviamo solo spettacolo. Ripeto, sì, bella la serie B, però è lunghissima, quindi cerchiamo di andare un po' veloci e non voglio simularmele. Magari questa potrebbe essere una buona soluzione. Però come funziona con gli obiettivi? Soprattutto ci avremo pochissime occasioni per metterci in mostra. Eccolo qua, mister spettacolo, che entra in campo, decisivo nell'ultima, segna almeno un gol, completa due passaggi. Mi sa che faccio questo, ragazzi, perché non posso completare i passaggi, ho solo le azioni. Noi comunque in ogni caso muoveremo solo mister spettacolo. Eccolo qua, potenziale contropiede dopo 10 minuti. Ovviamente è la nostra tecnica migliore, ci pensate. Eccolo. Speriamo che... Ah, però se la buttano, certo. Moncini. Bravo Moncini, ce l'ho sul sinistro. Sì, entrata! Oh! Però qua, ragazzi, c'è qualcosa che non va, eh. Cioè, è vero che sono potentissimo da dentro l'area. C'ho il boost, quello lì del tiro più potente. 1-0, ancora, passano 13 minuti. C'è solo mister spettacolo. E il resto è tutti i giocatori del Cittadella. Quindi ci proverà da lontanissimo. Vabbè, in controllo, ragazzi, in controllo. Aspetta, Nainggolan, aspetta, aspettami, Nainggolan. Aspettami, Nainggolan. Aspettami, Nainggolan. Mamma mia, Nainggolan, no. C'è la possibilità di mandare in porta. Ma che fa? Ma come faccio a giocare così, ragazzi? No, 1-1. Sta a fa come gli pare, dai, vabbè. No, ragazzi. No, ragazzi. Lo sprint. Non ci se te va. Che fa Moncini? Ragazzi, ma chi è Gabriele Moncini? Tacco tacco per controllare così e bomba sotto. Manco l'incrocio. Sta filata. Quanto è finita? 1-2. Gol e assist. Sì, vabbè, ma non è per i deboli di cuore. Se la ride, mister spettacolo, e dice bravi ragazzi, bravi tutti. Di nuovo decisivo anche oggi. 10 in pagella. Moncini solo 9,9. E ancora migliore in campo. Grande prova. Commenta l'ultima prestazione. Tiene un discorso nelle spogliatoie al termine della partita, sottolineando l'importanza della squadra nel calcio. Bravi ragazzi, sì. Ma adesso, ragazzi, vogliamo organizzare un pullman per i nostri tifosi? Ma sì. No, no, no! Mi sono sbagliato, ragazzi. Ho acquistato un box in tribuna VIP per la famiglia e tutti. Carissima madre! E come stai? Allora, mamma, senti questa. Senti questa. Allora, ho preso per tutta la famiglia il box allo stadio. Come ti sei sbagliato? Sì, però no. Cioè, nel senso... Sì... Però, mo, c'è cioè, sta occasione. Ve va de venire a vedermi a giocare? Cioè, è una cosa che, capito? Giochiamo in casa? Sì, no, guarda, la partita è facilissima. Cioè, non potevamo perdere. No, vinciamo sicuro, sì. Guarda, oh, te fidi. Che significa esperienza viva? Ah, poi vi faccio conoscere Nainggolan, Moncini. Oh, Moncini, hanno piato una punta, mamma. Cioè, io pensavo, ho detto, Moncini, questo segna come un dannato, è impazzo furioso. Sì, sì, è questa la partita giusta. Vinciamo sicuro. Siamo a Ferrara e Spal Pisa. Oggi, a vedere questa partita, c'è un ospite speciale. Voi direte, ah, qualche attore, qualche politico, ah, qua... No, ragazzi, è la mamma di Mister Spettacolo e tutta la sua famiglia. Viste le buone prestazioni e visto anche i bonus che la società sta mettendo a disposizione del giocatore, che sta facendo veramente bene da quando è arrivato. Ha sempre contribuito con gol, assist e prestazioni. Sembra tutto troppo bello, ragazzi. Secondo me mo arriva un bavagno. Per il momento la Spal sta andando oltre le aspettative di tutti, non solo per le prestazioni di spettacolo, ma anche di Moncini, il suo partner d'attacco. Una bestia, una belva. Oggi c'è un ospite d'onore. Il mister ha voluto fare questa sorpresa ai suoi familiari, visto che sono sempre stati al suo fianco, sono sempre stati a disposizione, hanno supportato da piccolo le sue... Ma che cazzo ne so. Eccolo qua, mister spettacolo, ringrazia tutti. Indugiano su di lui le telecamere, visto che è il futuro della nazionale italiana. E anche mister Mancini ci sta facendo un pensierino, però siamo ancora lontani, lontanissimi. C'è il rischio di bruciare una carriera. La Spal gioca sempre così. Noi non ci spostiamo. Siamo bruttissimi, orribili. Ho 5 in difesa, va bene. Poi sono 5 in difesa, non è dici so 3, poi diventa... No, no, sono 5. Spettacolo Moncini, una coppia che scoppia. Se sei ingiusto, Nainggolan, me lanci. No, Moncini, vabbè, fa niente, no. Torniamo indietro.
Questa è l'emozione. Questa è l'emozione. Aspetta, spalzi in volo in solitaria contro Beruatto. Mazza Beruatto, quanto corio. Nainggolan, Nainggolan. Se no, mo me la passi. Nainggolan, quanto ci vuole? No, pure perso. Allora, contro Beruatto ho sbagliato io. Però dai, là Nainggolan eravamo in due. Questa perché è la maledizione di mia madre. Pure quando ero ragazzino, ogni qualvolta veniva a vedermi, si perdeva. Infatti non c'è più venuta. Zero tiri, zero tutto in casa. Ragazzi, vediamo se con la regina riusciamo a fare qualcosa in più o qualcosa di meglio. Cross per la spalla. Ma cross, ma Nainggolan, ah, se l'allunga e basta. Bravo. Udi. Udi. Non so poi a chi darla. Se non mi supporti, maestro. A chi? Aspetta, aspetta. Oh no, dai, riprendila, riprendila. Oddio ragazzi, spalzi in volo in solitaria contro Pierozzi. È solo ciuccia. Dai ragazzi, sta giocando malissimo. Pierozzi! Muto Pierozzi! Segna, mister spettacolo, brucia le mani e i guantoni del portiere e fa il balletto di Neymar. Vabbè, ragazzi, è giovane ragazzo. Finalmente torna il gol e torna soprattutto a splendere dopo una partita un po' opaca. Finisce così 1-0, spettacolo. Però non so oggettivamente come può essere andata la questione legata agli obiettivi, perché tre volte ho toccato due palloni. L'importante, ragazzi, è aver vinto e soprattutto aver segnato. Migliore in campo. Ah, non ho, ho fatto un passaggio in tutta la partita. Ragazzi, noi abbiamo un problema, non si capirà niente. Seppure me la volevo giocare perché giocavamo contro Fabregas, Baselli, Cutroni, Comis, me la tocca fa per forza così. Però voi fatemi sapere intanto, ragazzi, sotto nei commenti, se è meglio, per chi c'ha esperienza, giocarsela così o skippare sostanzialmente. Fermi tutti ragazzi, fermi tutti. Moncini, non fa cacchiate Moncini. Vai avanti, vai ancora avanti. Moncini sull'1-1. Come sull'1-1? Quindi questo è il 2-1 e l'1-1. No, è l'1-1. Moncini, maglia spettacolare della SPAL in 3D. Allora, di nuovo Moncini. Ragazzi, forse Moncini oggi è l'arma in più della SPAL. Moncini, Moncini, Moncini. Ma manco lo recupero. No, me lo potevo far passare. Però vedete che non si vince sempre, eh? Così, almeno è un po' più verosimile. Però io ho fatto schifo, non ho fatto niente. Me la devo far passare, ragazzi. Non l'ho trastato. Leggi un libro sul tuo calciatore preferito. Scrivetemi sotto nei commenti qual è il giocatore preferito di Mister Spettacolo. Vediamo se indovinate. Ci prendiamo un generoso senza motivo, perché che generoso da che. Devo dire che stiamo avendo una crescita clamorosa. Siamo già i giocatori più forti della nostra squadra. Abbiamo superato Nainggolan. Continuiamo così anche perché il Genoa ha una partita in più. E in classifica siamo in zona playoff. Qualche punto di distanza dalla prima, però ha una partita in più. Ma quello non mi interessa molto, ragazzi, perché essendo giovane, essendo un individualista, per il momento sto pensando un po' a me. Cioè, sono un attaccante che effettivamente in sto momento sto cercando di prendere le decisioni più giuste per la mia carriera. Potrei investire, questo forse lo faremo nella prossima puntata. Però è chiaro, ragazzi, che adesso la fama ci sta investendo. Quindi vedremo nelle prossime puntate come Mister Spettacolo riuscirà a gestire tutto questo. Vi assicuro che dalle prossime puntate vedrete molto più real life, molta più storyline rispetto a queste prime due puntate, che ci dovevano introdurre il personaggio e soprattutto la squadra, il contesto. Però avrete visto che si va anche molto veloce. Suggeritemi se dovrei skippare o giocare così le partite. Per il resto, bello ragazzi, mi sto veramente divertendo tanto. Non vedo l'ora di farvi scoprire che cosa succederà.